Rocca de Papa e Frascati, no? Potrebbero fare un gemellaggio, perché ci hanno avuto tutti e due un ventennio disastroso. Al di là di quello che dice Carlo Ponzo, che poi gli ha risposto là il coniglio de Sebastianelli. Ma non è che su ultimi 20-30 anni la politica proprio... Cioè, per esempio, io qua mi sono preso un appunto, no? Allora, Storace apriva l'ospedale, però chi venne dopo disse sì, ma ha lasciato il buco. Poi, dopo Storace, chi venne? Marrazzo. Lasciamo perdere, mettiamoci una pietra. Poi è arrivata la Porverini e ci abbiamo avuto Batman. Mo Zingaretti, che a funicolare, mascherine e barelle, addirittura le barelle che ne entravano dentro le cose. Ma non è che proprio se sta politica proprio se è screditata, non lo so. Che concetto c'hai tu? Allora guarda, tu mi fai una domanda che ha diverse sfaccettature. Allora, per quanto riguarda la gestione degli ultimi 20 anni, l'abbiamo già sintetizzato col documento che abbiamo fatto, quindi le responsabilità oggettive emergono dal documento che è stato pubblicato. Ma l'abbiamo detto, critichiamo sia la giunta, ultima giunta, diciamo, De Gressini, che purtroppo è fallita per un problema, diciamo, fatto di cronaca gravissimo. E abbiamo anche voluto in modo determinato, e sicuramente questo è stato uno dei punti che ci ha fatto entrare in rotta di collisione col centro-sinistra, appunto perché volevamo che uscissero fuori le responsabilità inconfutabili che abbiamo scritto, sono inconfutabili, delle gestioni che ci abbiamo avuto negli anni antecedenti. Per quanto riguarda invece la sanità, io ho una posizione, col fatto l'avvento del coronavirus ha messo in evidenza tutte le grandi precarietà della sanità. Negli ultimi 15 anni sono stati tagliati 46.200 posti tra addetti operatori sanitari e medici. Sono stati tagliati l'80% di posti di terapia intensiva. Sono stati tagliati, non mi ricordo la cifra, una cifra enorme dei miliardi per quanto riguarda i finanziamenti sulla sanità. Però ci mangiavano alla grande, perché... Per far capire una cosa semplice, no? Le famose siringhe che da una parte costavano un euro. Quello significa che anche lì, quando tu fai una gestione, deve essere pure chi controlla, perché qua il problema degli appalti è un altro problema. I controlli non si fanno, perché quel problema degli appalti, perché gli appalti sono diventati una delle forme più consistenti per l'arricchimento? Perché gli appalti, una volta che vengono dati, chi dà l'appalto dovrebbe controllare se poi l'appalto funziona, se chi prende l'appalto praticamente dà il contratto a chi ci lavora dentro. Vabbè, ma a volte l'appalti gli danno all'amici dell'amici, e no, che vuoi controllare? L'appalto con la regola è quello che tu presenti comunque una proposta, viene in qualche modo verificata, anzi non qualche deve essere verificata, e nel tempo vai a controllare se la proposta messa nero su bianco poi risponde all'atto concreto quando tu devi controllare l'appalto. Ma scusa un attimo, no? A Frascati, le magnerie del Valadier, partono con un costo di 4 milioni, di 2 milioni e rotti, arrivano a 6 milioni e 3, 46 revisioni di prezzo. Quando Cantone arrivò a Roma, a metropolitana Cipe, 45 revisioni, ma hanno tutta la Corte dei Conti. A Frascati, dei magnerie del Valadier, non ne parla nessuno. Però quello è un problema che dovrebbe intervenire anche dentro le amministrazioni, se c'è anche un'opposizione seria, ma se succede... E non ne parlano! Appunto, ma non ne parlano nemmeno! No, infatti molto spesso anche qui a Rocca di Papa, tornando da noi, quando l'opposizione a volte si è sovrapposta anche a chi governava il paese, non si capiva chi era la maggioranza e chi era l'opposizione. Quindi, tornando su questo, gli appalti andrebbero controllati, perché se non controlli gli appalti, io mi ricordo 30 anni fa facevamo una denuncia dei 50 miliardi di appalti alla Sefe, ci denunciarono per diffamazione e calunnia, la cosa alla fine hanno pagato, che i diffamatori e calunniatori erano quelli dell'azienda, i dirigenti, quindi non è come dicono loro, gli appalti vanno controllati, noi come operai controllavamo queste cose. Oggi purtroppo questa superficialità di chi va a governare, e a volte spesso anche delle cose che dicevi dentro, arrivano nelle istituzioni persone che non sono preparate, e l'impreparazione a volte fa questi danni, e fa comodo a qualcuno. Può darci pure, però quando si arriva lì, solo che la cosa certa è che quando uno va a governare
e poi commette delle imperizie e va incontro a procedimenti penali, poi si accoglie i procedimenti penali. Beh, però sai, magistratura. Okay, sul fatto telefono a Palamare. Io continuo a pensare che la magistratura è un organismo indipendente. No, io non ci credo più. Sì, non ci credo l'ho più. Letto, sì, però io parlo per me, dico la magistratura deve essere un organo indipendente che deve giudicare il cittadino per come si muove, nelle legalità e nelle legalità. Poi se qualcuno pensa di edulcorare questa cosa, colerà pure le responsabilità e ci saranno le famose contraddizioni e lo spoiler che è successo ultimamente in magistratura. Però io continuo a pensare che la magistratura è un organo indipendente che deve giudicare un cittadino per il suo comportamento. No, ma stamattina Cassese ha detto non si risolve il problema, le procure hanno troppo potere e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura non servirà a nulla. Perfetto, però siccome noi come cittadini e come uomo che fa politica da più di 50 anni continuo a pensare che quello è un organo indipendente, deve fare il suo lavoro sull'obiettività applicando la legge da chi è il primo capitalista all'ultimo proletario, così. Questa è utopia. Sarà pure utopia, però essendo un comunista sono un utopia. Sì, perché in realtà.